Bene, signore e signori, oggi prendiamoci qualche piccola rivincita rispetto ad alcuni personaggi che praticamente mandano gli emissari a casa mia, nel mio canale, per sfottere e per pigliare in giro, quando sono dei perfetti nulla facenti mentali. Allora, ci sono già l'amico Viali e altri due o tre che mi telefonano, cioè che mi telefonano adesso, non telefono perché non rispondo più al telefono adesso, ma che mi scrivono su come realizzare i filtri. Benissimo. Allora, quando voi venite da me, mi mettete in un angolino come se fossi tanto il pagliacciotto di turno. Poi andate dai superman, praticamente dei super maestri, dei super guru, dalle autorità, chiamiamolo così, del campo audio, che hanno 30 anni, che non sono neanche capaci di tagliare un pannello praticamente incompensato perché se lo fanno fare dagli altri, anche quelli, perché ho sentito dire che ci sono dei personaggi che sembrano all'Olimpo praticamente all'Olimpo del top, diciamo, e dopo alla fine i filtri se li fanno fare, i compensati e i truciolari se li fanno tagliare fuori dagli altri, e loro sono solo bravi a fare teatrino su YouTube. Bene, qui avete visto che da parte mia non c'è teatrino, non c'è teatralità e non c'è niente. Comunque ho notato che un po' alla volta la gente si sta, non dico svegliando fuori, ma sta cominciando a capire, insomma, dove si mangia meglio e si spende poco. Nel mio caso praticamente l'aperitivo e anche la pizza la sera sono sempre gratuiti, nel mio caso, al contrario di altri che invece sono talmente bravi a presentarvi praticamente il locale e dopo, prima di uscire, dovete pagare il conto. Mi dispiace dire questo perché, cioè, sotto certi aspetti non mi dispiace perché non sono neanche i miei colleghi, loro lavorano con le loro idee, camminano con le loro gambe e io con le mie. Dunque, di conseguenza abbiamo due sistemi completamente diversi di esporre la nostra situazione. Ecco, il problema più grande che ho capito che si pone è che gli altoparlanti, quando io do le specifiche degli altoparlanti, basta andare su internet e si trovano. Dove stanno i problemi? Basta che voi andate su internet e si trovano. Il compensato, ognuno usa quello che desidera, truciolare, compensato, eccetera, eccetera, quattro assi, quattro chiodi e via, e tutto si realizza. Poi arriva l'ultimo particolare, che sarebbe quello più difficoltoso della realizzazione delle casse acustiche, e cioè il crossover. Allora, tutti quanti per l'ennesima volta vengono da me a sapere vita, morte e miracoli, poi io sono deficiente, devo andare dai super maestri, ai super guru, e quei super guru richiedono 100, 200, 300 euro per farvi un crossover. Perché mi è giunta voce che ci sono delle persone che ogni via vogliono 80 o 100 euro. Poi c'è quello più onesto che dice sì, io invece di 100 euro te ne chiedo solo 90. Vabbè. Onestà a parte, a me non è che me ne può fregare di meno di quello che fanno gli altri. Io, come ho detto, tutto quello che faccio lo faccio sempre gratis, lo faccio. E non voglio uno che mi paghi neanche un caffè alla mattina. Al contrario di molti che sono tutti al vostro servizio, vi vogliono bene, sono amatori, lo fanno per voi, però portafoglio, PostePay, carta di credito, PayPal, eccetera, eccetera, altrimenti l'amicizia non c'è.
Da parte mia non ci sono PayPal, non ci sono carte di credito, non ci sono PostePay e non c'è un cazzo, a meno che uno compri qualcosa su subito.it, ma normalmente è difficile che io praticamente abbia queste cose in vendita. Allora, cominciamo con spiegare i filtri a tre vie. Siccome che la gente, anche se glielo spieghi, poi non capiscono, allora tanto vale fare il diagramma. Così almeno forse la gente ci arriva un po' di più, perché tutti vogliono cimentarsi sull'autocostruzione. Allora, se uno vuol fare l'autocostruzione, deve capire da solo che autoparlanti scegliersi, che tipologia di filtro farsi e soprattutto che tipologia di legno tagliarsi. Invece mi sembra di aver capito che tutti quanti non sanno che tipo di legno. Dopo vai, si va dal sommo maestro che ti dice il truciolare, questo, quello, vabbè, ognuno. Poi gli autoparlanti, e uno che fa l'autocostruzione dovrebbe sapere che autoparlanti prendere, invece neanche lì. Poi arriviamo al culmine, al top del top, e oltre a non sapere che legno scegliere, oltre a non sapere che autoparlanti prendere, non si è neanche capace di realizzare il filtro. Allora a questo punto qui non riesco a capire che autocostruzione uno possa avere. Basta andare al mercatone, comprare un paio di casse che le vendono della, non so, io ho visto che qua al Troni, a Desenzano, ci sono delle casse anche belle, della Yamaha, eccetera, eccetera, a 299 euro. Se uno vi chiede 200-300 euro per farvi un filtro di crossover, a questo punto vi andate a comprare le casse già fatte, che spendete meno, e dopo alla fine dentro non è che ci sia tanto di meno del filtro che vi fa il vostro amico. Ecco, allora andiamo adesso, dopo questo preambolo, che praticamente non è che mi sia levato Sassolini dalle scarpe, perché questo video potevo fare anche a meno di metterlo, che tanto a me non è che a mezzogiorno oggi mangio lo stesso, anche se non lo metto. Però ci sono delle persone alle quali io mi sono praticamente ormai affezionato. Un po' perché ti seguono, un po' perché non fanno i voltafaccia e un po' perché non fanno i voltagabbana, a sto punto qui per loro li metto, così anche gli altri che sanno tutto, i super sapienti, possono tranquillamente copiare. Perché ho visto che ci sono delle persone che praticamente snobbano, se ne sbattono le balle, cosa pensi che io non sia capace? Ma per carità di Dio, ti ho mica detto che non sei capace. Se sei così capace, perché vai a rompere i coglioni al guru che ti faccia 600 euro di filtri, se tu sei tanto bravo a farteli, coglione di uno. Ora, mi riferisco adesso come esposizione alle persone più umili e più miti, quelle che, come ho detto l'altra volta, quando uno deve imparare qualcosa è logico chiedere, e da parte mia è altrettanto logico e doveroso rispondere, altrimenti è inutile che mi metta qui a insegnare qualcosa alla gente. Bene, allora cominciamo. Mettiamo in piedi la pappardella e andiamo da sopra a sotto con una carrellata unica. Ecco fatto. Adesso che siamo arrivati in fondo, io ho suddiviso, come sono abituato io di solito, a fare i due filtri. Quando voglio avere la parte medio-bassa un attimino in evidenza, lo taglio a 600 Hz e naturalmente, avendo portato in alto il woofer, avendolo fatto cantare un po' di più, il medio lo lasciamo un pochino più tranquillo e naturalmente pretendiamo qualcosa di più dal tweeter, o di conseguenza 600-4000 Hz. Poi c'è un filtro più canonico, che praticamente è un, diciamo, un più giusto equilibrio fra i vari componenti, 500 e 5000 Hz. Allora, questi due filtri qua a tre vie li ho messi insieme, con l'unica differenza che il 600-4000 è, diciamo, esposto, mentre il 500-5000 è con l'asterisco e fra parentesi, così non vi sbagliate. Ora, quando voi vedete l'asterisco e fra parentesi, vuol dire che è il 500-5000. Quando vedete invece quello in chiaro, senza niente, vuol dire che è il 600-4000 Hz. Allora, andiamo a tagliarci il tweeter.
Se noi vogliamo un 600 Hz, dobbiamo prendere un condensatore da 4,7 e una bobina da 0,30 mH. Perché io dico micro, dopo la fine tutti quanti mi riprendono all'ordine, mi batteccano le dita e dicono: non si dice micro ma mini. Ora chiamateli come volete, comunque questi sono. E di conseguenza andiamo al Twitter, e questo qui è una pendenza di 12 decibel, meno 12 decibel. Andiamo al medio. Il medio cosa deve fare? Niente, deve solo escludere i woofer e deve solo escludere il Twitter. Basta, non deve fare altro, perché la complicazione del medio è una complicazione che non esiste, per il semplice fatto che il medio lavora su un campo a sé stante, delimitato dalle frequenze dell'alto, degli acuti e dei bassi, e lui lavora in medio. E cosa succede? Che noi dobbiamo tirare via gli alti e noi dobbiamo tirare via i bassi. Basta, chiuso. Cioè, quando vi fanno i sermoni i super guru, i super maestri, che praticamente la complessità, eccetera, eccetera, non c'è niente di complesso, c'è solo da far capire e ragionare la gente sul motivo per cui esiste la terza via, e cioè il medio. Bene, allora cominciamo. Per eliminare gli acuti dal medio dobbiamo fare un 0,30 mH in serie e andare al medio. E contemporaneamente dobbiamo fare la parte opposta dell'acuto col condensatore in serie fra il più e il meno da 4,7. Praticamente voi non fate altro che fare il contrario dell'acuto mettendolo in posizione secondaria nel medio, mentre in posizione primaria voi dovete escludere il woofer. Allora, per escludere il woofer, la bobina va messa in serie fra il più e il meno, che sarebbe 2 mH, ecco, che sarebbe esattamente quella che va in serie. Mentre il primo condensatore io sotto non l'ho messo, perché sotto l'ho tagliato a 6 dB, perché se cominciamo anche a tagliare a meno 12 dB il woofer, praticamente avete bisogno di 500 watt per far funzionare la cassa. Quindi di conseguenza mettiamo un condensatore da 24 microfarad, che sarebbe esattamente quello che dovrebbe andare qui così. Se noi avessimo fatto anche un meno 6 decibel, io so qua le zanzare. Ora, se io, aspetta un attimo, perché c'ho le zanzare, mosche che stanno rompendo i coglioni stamattina, e si vede che cambia il tempo, perché quando sono così inferocite. Allora, se io il woofer volessi farlo a meno 12 dB, dovrei fare 2 microhenry di bobina in serie e in parallelo fra il più e il meno metterci 24 microfarad, che sarebbe esattamente questo. Ma noi non ce lo mettiamo, perché qui usciamo a meno 6 decibel praticamente diretti, solo escludendo la gravosità al medio. Quindi il medio non è altro che praticamente il coronamento di quello che va tolto al basso e quello che va tolto all'acuto. Basta, questo fa il medio, non deve fare altro, deve fare una frequenza nei quali abbiamo escluso gli acuti ed escluso i bassi. Dunque dobbiamo fare esattamente questa rete di filtro, che non è poi complicatissima. Perché quando voi entrate nell'ottica del ragionamento, voi dite: cazzo, il medio, cos'è il medio? Il medio è la via di mezzo fra gli acuti e i bassi, e di conseguenza per far lavorare il medio dobbiamo escludere gli acuti e dobbiamo escludere anche i bassi, ed è quello che succede in questo semplice filtro. Poi qua in fondo, a cavallo fra il più e il meno, se uno vuole fare la rifilatina con resistenze, condensatori, eccetera, eccetera, quelli dopo alla fine è un discorso che faremo a parte. Perché è inutile con una persona che non è capace neanche di farci il filtro di cominciare a metterci 2500 robe su ogni componente. Noi atteniamoci alla procedura standard dei tagli. Allora, cominciamo a ritroso adesso, dal basso. Noi ci mettiamo una bobina da 2 mH, andiamo al più, il meno, andiamo dritti, e lì, e qui abbiamo fatto una cosa lineare, basta, chiuso. Andiamo agli acuti.
Mettiamo un bel 4,7 microfarad in serie fra il più di ingresso e il più di uscita e in parallelo praticamente fra in serie praticamente fra il più e il meno ci mettiamo una bobina da 0,30 mA e qui abbiamo già eliminato il problema acuto. Il problema basso l'abbiamo eliminato prima e adesso ci rimane il medio. Cos'è che dobbiamo fare col medio? Dobbiamo tirar via la parte bassa, che sarebbe quella iniziale, perché è quella che rovinerebbe il medio. Però dobbiamo anche eliminare la parte acuta perché dobbiamo lasciare l'incarico al tweeter di farla, perché se no la facciamo fare al medio, a questo punto qui è inutile che ci mettiamo l'acuto, no? Allora, praticamente nella parte seconda del filtrino del medio non dobbiamo fare altro che fare l'acuto all'incontrario. Ora, invece di mettere in asse il condensatore, lo mettiamo in parallelo e invece di mettere in parallelo la bobina la mettiamo in asse, basta, e abbiamo già risolto il problema. Cioè praticamente è come se fosse, ora se noi eliminiamo questo, è come se fosse un due vie pulito. Adesso dobbiamo fare il due vie pulito dalla parte opposta. Praticamente dobbiamo fare esattamente l'opposto di quello che avevamo fatto sul woofer. Avete capito adesso come funziona il filtro? Ecco fatto. E questa volta è la prima volta che mi esprimo in tal senso perché non è che sia un argomento tabù fare il filtro di crossover, ma siccome che ho visto che tutti quelli che mettono i video per mangiare a mezzogiorno sanno benissimo che ormai la gente spazia su internet e si compra gli autoparlanti, sanno benissimo che la gente ormai va al bricoman, al hobby, al brico io, brico tu e si fa tagliare quattro pezzi di legno oppure è in grado di farseli. Hanno tutti capito benissimo che praticamente questo qui per loro non è più fonte di reddito. Allora rimane l'ultima fonte di reddito che rimane la fattura del crossover. E ognuno di questi maestri, di questi guru, di questi sapientoni, di questi praticamente maestri tibetani, la mette giù Tutti quanti dicono la stessa cosa in definitiva, però ognuno la mette giù alla sua maniera per far vedere che uno è diverso dall'altro come spiegazioni e come concetto. Poi c'è uno che dice no, non c'è il 4,7, ma c'è il 4,58, tanto per far vedere che io praticamente sono quello che ci metto. Allora io vi metto dei condensatori, delle bobine, eccetera, eccetera, che trovate tranquillamente in commercio. Allora il 2,7. Il 3,3, il 4,7, il 6,8 e l'8,9 sono i condensatori che trovate meglio in giro. Quindi di conseguenza il filtro di crossover è una libera interpretazione che non è basata solo Butterworth o Rinzley, perché loro hanno il loro concetto di fare il crossover, ma quello non è legge universale. Quindi ognuno a seconda non del proprio gusto, ma a seconda del proprio desiderio, propria necessità, può esattamente esprimere un proprio concetto di filtro. E questo sia chiaro, perché che fanno filtri a livello ufficiale ce ne sono almeno 11 o 12, quindi di conseguenza non c'è solo Butterworth o Rinzley. Kim Kirinzari praticamente, non sono solo loro due, quei due lì sono presi in considerazione da chi non capisce un cazzo e di conseguenza dal 90% dei vostri maestri, perché loro vanno a scartabellare praticamente come diciamo, quelle diciture là e ve le riportano facendo finta di essere dei conoscitori esperti del settore, invece in realtà non fanno altro che copiare quello che è Rinzley e quello che è Butterworth e ve lo ripongono davanti al naso, basta, chiuso. È ora di cominciare a sfatare anche questi miti. Mentre per la 500-5000, che sarebbero questi qui, fra virgolette e con l'asterisco, sono i valori che se voi invece di farlo da 600 a 4000, lo volete fare da 500 a 5000, seguite questi valori. Eccoli qua. E di conseguenza il filtro di crossover non sarà più praticamente per gli acuti, il condensatore non sarà più da 4,7,
ma sarà da 2,7 perché praticamente cala. La bobina sarà da 0,35 invece da 30, da 0,30. Mentre nei medi, se volete fare il 500 di taglio, sono 27 microfarad e non più 24, dovete alzarlo. Qualcuno mi dirà, ma io il filtro non lo trovo a 27. Benissimo, ne mettete due da 12, o uno da 12, uno da 13, e in serie, praticamente in parallelo, li legate insieme i due capi e le due code e li fate. Ecco, ora qui invece il medio non è altro che l'esatto opposto del tweeter. La stessa roba, basta mettere i componenti all'incontrario, come esattamente come avviene nel 6000, nel 600 e 4000 Hz, esattamente. L'unica differenza è che il woofer, non avendo i 12 dB, ma avendo solo i 6, praticamente i mini Henry della bobina, invece di 2 del taglio 600, dovete fare 2,5 per il taglio 500. E questo vale anche per il medio, solo che, come abbiamo detto, il condensatore messo in piedi qui così fra il più e il meno del woofer non l'abbiamo messo, altrimenti stringeremo ancora il campo e andremo a meno 12. Ma a meno 12 dopo il woofer, ora siccome che sappiamo che il medio e l'alto sono sempre più allegri, ora è inutile che strozzare il woofer ancora di più, tanto vale fare un meno 6 dB, perché tanto non sono frequenze che danno grossi problemi. Bene, adesso vi ho spiegato anche come si fanno fare i due filtri. Adesso avrei il piacere che qualcuno rompesse le balle dicendo: e chi è che mi fa la bobina da 0,30? E chi è che mi fa la bobina da 0,24 o da 0,3? Ma quelle lì ve le trovate, andate sul catalogo della Ciare, andate sul catalogo della Pirles, andate sul catalogo della Ciario, andate nel negozio di elettronica più vicino, non Altroni o l'Euronics, quelli non ve li danno di sicuro. Alla Ciare praticamente vi forniscono, ve li fanno queste bobinette, anche perché praticamente non sono bobine, non sono potenze di 500 watt, 300 watt, ma sono potenze di 50, 100 watt, dunque sono bobine col filo da 0,8 un mm. Dopo, quello che fa le bobine grosse da 10 centimetri e alte 4, che usa il palo della luce come filo, non è che sia migliore, non è che renda di più su potenze del genere. Ecco, dunque cerchiamo di capirci anche lì, cioè le esaltazioni, le euforie e soprattutto le uscite, diciamo, di scena per quanto riguarda l'elevazione sociale di certe persone, lasciamole perdere, perché altrimenti come farebbero a chiedervi 80, 100, 200, 300 euro per un filtro di crossover, se non vi pompano il cervello prima. Ciao a tutti, va?